È aperto. Ah, c'è la Jimmy. Wow. Un appartamento. Oh, yeah. Oh, Jimmy, ma... No, scusa. Gira intorno. Oh mio Dio. No, vabbè. Oh. Alla faccia della vista. No, vabbè, io sto, ma... No, ma le vedi le vetrate? No, io non vedo l'ora domani mattina. Accendi le luci. Ok, allora sono tornata indietro. Vediamo il bagno. No, cioè, ma è tutto... È una figata, sembra tipo tutto labirintico. È enorme. Che bagno gigante. Ah! Ci piace, ragazzi, ci piace. C'è anche la seggiola, Jimmy, nel caso vogliamo parlare mentre siamo in bagno. Di qua. Io ho bullato. Oh, abbiamo le magliette. Queste sono le magliette per la run. Ah, guarda. No, vabbè. Oh, sto male. Oh mio Dio, guarda cosa c'è! E poi, cioè, questa è la stanza. Ecco, a me un bilocale così non andrebbe male. Per me. Ma a Milano no. Questa, la vista ve la faccio vedere domani perché la fotocamera non rende, ma è spettacolare. E poi di qua, sempre labirintico, che si collega dal corridoio. La camera da letto. Oh, guarda l'altezza di questo materasso. Cioè, è un mezzo mio braccio comunque. Oh mio Dio, Jimmy, stanotte si dorme su un materasso che è... Saranno 20 centimetri. No, vabbè, bellissimo. Io apprezzo il materasso. Oh! No! Si è fatto male? Oh, no, per lui. Oddio, già mi viene sonno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Napoli perché questo weekend sono ospite di NH Hotels, in quanto NH Hotel Panorama è partner ufficiale della mezza maratona che si tiene questo weekend appunto a Napoli. Siamo arrivati ieri sera e siamo andati diretti a mangiare una pizza. No, vai. Vai, sì. Guarda come... Oh. Pizza a Napoli, persino quella senza glutine, è fantastica, una delle migliori che abbiamo mai mangiato. E poi questa mattina abbiamo fatto colazione in hotel. Trova al 30° piano e è la stanza d'hotel più alta d'Italia. Ci sono palazzi più alti di questo, però non ci si può dormire, quindi stiamo dormendo in una stanza record. E infatti la vista su Napoli è pazzesca. Il materasso da 40 centimetri ha fatto il suo effetto, perché questa mattina ho fatto veramente fatica a svegliarmi quando è suonata la sveglia alle 8.
Ah, anche la macchina ha avuto tardi dire su questa luce. Un Moby Dick spiaggiato. Hai una bella scena. Dai, sono un cesso stamattina. Solo stamattina. Dai. E se mi conoscete, voi sapete che io dormo forse fino alle 6, quindi sono stra energizzata da questo sonno ristoratore e stragasata di andare a visitare la città, perché noi oggi siamo free, visitiamo la città e poi domani appunto c'è la mezza maratona che corro in staffetta, quindi correrò sui 10-12 km. Per tutti i miei followers è a disposizione un codice che ha validità un anno, TravelWithNH15, che vi dà il 15% di sconto su tutte le prenotazioni negli hotel in Italia. Sono pronta ad affrontare la giornata, quindi che il video vlog abbia inizio. Oggi visitiamo Napoli. Let's go! Oggi è stata una giornata pazzesca, abbiamo visitato Napoli nei limiti del possibile perché una giornata non è assolutamente abbastanza e soprattutto penso che uno stomaco non sia abbastanza. Ho ricevuto tantissimi consigli su posti dove andare a mangiare che mi sono tutti segnati per le prossime volte perché tornerò, ve lo prometto. Questa sera siamo andati a cena a mangiare pesce con il direttore dell'hotel, che in realtà è colui che correrà l'altra parte della staffetta con me. Inizia lui alle 9 e poi ci diamo il cambio al 10° chilometro, quindi io farò dal 10° al 22° praticamente, sono 12 chilometri insomma, e basta. Quindi ora vado a letto perché è l'una, sono stanchissima e domani mi aspetta una bella corsetta. Queste due pizze una di seguito all'altro hanno il compito di darmi l'energia per domani, in attesa della terza. No, scherzo, no, no, basta, non ne posso più. Basta pizza. Questa mattina si corre, quindi colazione energizzante ma funzionale. Uova, sode e una frittatina di albumi con una bowl di yogurt, frutta secca e kiwi. Kiwi essenziale. Comunque vi devo far sapere che Napoli apre gli stomaci, vero Jimmy? Questo è il piatto numero uno e ve lo dico, cioè Jimmy non è assolutamente un mangione. Ma ora, due giorni belli intensi questi. Vabbè, ma la colazione hotel è sempre un piacere. Prima salata e poi dolce. Qui abbiamo un salato. La mozzarella a colazione mi fai spezzare. Aspetta, la metà lì davanti. Aspetta.
è giunto il momento di vestirsi. O quanto mi fa sentire professional il pettorale. Tatta. Ta. Pronto ad affrontare la mia parte di mezza maratona. Yes. Let's go. È un po' storto. È un po'... No, a posto. Quello che vince, raga, quello che vince. No, scherzo. Con it. Poiché corro in staffetta, io e il direttore dell'hotel ci incontriamo al 10° chilometro. Per raggiungere il punto di incontro prendiamo la metro e vicino all'hotel c'è la metro di Toledo, che è stata acclamata... che è stata premiata per la sua bellezza. Che spettacolo! È bellissima davvero, guarda! Wow! Figo! No, vabbè! Che figata! Ma è incredibile! Oh, comunque io ho detto scherzando il fondo al mare, ma... Davvero? L'idea è quella! Senza proprio questo, che c'è le onde. Wow! Oh, siamo a Garibaldi. Grande! Forza! Dai. Forza! Com'è andata? Benissimo, alla grande! Praticamente abbiamo preso il bus e ora siamo arrivati alla, a quella che sarebbe la partenza e allo stesso tempo l'arrivo della maratona. Ci abbiamo messo praticamente più noi col bus, Lorenzo. È vero, mamma mia! Che probabilmente Silvia è anche già arrivata, quindi ci aspetterà, sarà lì a aspettarci con un bel caffè, un babà. Abbiamo durato più fatica nel bus che nei 10 km di corsa. Per fortuna l'autista ci ha permesso di scendere, perché praticamente la strada è tutta bloccata. E quindi niente, ora stiamo andando a piedi direttamente. Silvia! 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 Io per niente pensando a Cassino, la gara che difficilmente potrà esserci. Enzo è bellissima da accogliere. Complimenti Enzo. Kylie, welcome. Thank you. Quanto ci hai messo? Kylie, siamo con te nel mondo. Benvenuta a trovare più forti complimenti di Carina. Grazie. Avete scelto noi, l'avete scelto noi. Ragazzi, è andata, l'ho finita, è andata bene, non mi sono fermata, in realtà ammetto di aver fatto un po' di corsa, camminata, quindi dovrei allenarmi più spesso a correre, ma soprattutto, lezione imparata, lo yogurt la mattina prima di correre, mai più ragazzi, c'ho un'acidità di stomaco, me lo sono sentito qua tutto il tempo. Sono esperienze, vero Jimmy? Hashtag? Hashtag esperienze. Sono esperienze. L'ha inventato lui. E niente, adesso è finito. In qualche modo torniamo a casa, perché qui stanno parlando via un televisore. Ok. Qui è un po' incasinato. E andiamo a pranzo. Non so ancora dove. Abbiamo deciso di fermarci a pranzo in hotel, perché sono stanca, cioè andare da nessuna parte. Quindi appena arrivata, mozzarella di bufala e prosciutto crudo. E poi qui c'è tutto il pane. Entrecotte, friarielli, patate e spaghetti alle vongole. Spettacolo. Siamo tornati a casa, siamo a Milano. Sono a Milano perché Jimmy in realtà si è fermato a Prato, perché deve continuare a scrivere la tesi. E nulla, noi dopo pranzo siamo andati a prendere un caffè al Caffè del Professore, che è un bar molto famoso a Napoli. Secondo me c'era troppa gente, quindi non abbiamo avuto un grandissimo servizio. Una caratteristica del caffè a Napoli è che la tazzina è veramente bollente. E infatti la tattica, ce l'hanno spiegato, è quella di girare il caffè, metterlo sul bordo della tazzina. Il caffè è meno bollente della tazzina, dovrebbe proteggere le labbra, ma in realtà non è vero perché è comunque bollente. Vabbè, insomma, lì non l'abbiamo trovato particolarmente bollente slash buono, e quindi niente, vabbè, questo.
E nulla, io volevo salutarvi, ringraziarvi per aver visto questo video, è stata una bellissima esperienza. Era tantissimo, tantissimo tempo che non andavo a Napoli, l'ultima volta ci sono stata da piccola con i miei, e è veramente una città bellissima. Dal punto di vista estetico, la città è veramente un chicchino, ma poi soprattutto dal punto di vista delle persone. Sono simpatici, cordiali e io mi sono divertita da morire. Spero di tornarci presto perché appunto ho tantissimi posti dove dover andare a mangiare, ad esempio Leopoldo, che è una pasticceria slash caffetteria che fa tutto senza glutine. Non siamo riusciti ad andarci, ma è la prossima on the list. E nulla, quindi io vi saluto, vi ricordo il codice sconto per NH Hotels, ve lo metto qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video,